Sei mesi lunghi, duri, difficili. Mesi in cui abbiamo alternato momenti di facile entusiasmi a momenti di improvvisi avvilimenti, a momenti di tensione, a momenti di sconforto, a momenti anche un po' di speranza. Momenti in cui si è registrato tanto lo stringersi intorno a noi da parte di una comunità intera. E questo credo che non riusciremo mai a ringraziare abbastanza. Veramente, tutti coloro che ci sono stati vicini. In situazioni come queste, se ti senti solo, veramente sei proprio alla disperazione. E noi tutto possiamo dire tranne che questo. Non so se magari prima di venire qua, insomma, avete notato, c'è uno striscione appeso qui sopra Palazzo d'Arnolfo. Quello striscione non vuole rifarsi a una canzone di un noto rocker italiano, ma è una semplice constatazione. Una constatazione che non vuole essere né una venatura polemica e nemmeno una critica, perché noi siamo persone che reputano le polemiche, soprattutto sterili, non hanno nessuna ragione e non contribuiscano a risolvere le situazioni. Siamo persone pragmatiche, lo siamo sempre state, lo stiamo dimostrando ancora adesso. Vuole semplicemente essere un appello e auspichiamo vivamente che i destinatari davvero non lo percepiscano come una sorta di venatura polemica, però è la semplice constatazione di dire noi siamo qui. Ci siamo lasciati in un incontro ufficiale tenutosi 13 febbraio a San Giovanni, in cui c'era stata comunque una riconsiderazione della propria posizione e della proprietà, per cui si stava parlando appunto di vedere un po', di togliere la parola chiusura, ecco, e di creare delle condizioni affinché davvero si possa trovare una soluzione definitiva, o quantomeno che permetta a questo stabilimento di andare avanti. Sentivo prima parlare persona Nazareno di programmi di piani industriali. Ecco, anche noi sinceramente ci piacerebbe in questo momento sentirceli dire. Qualcosa c'era stato, si è comunicato, noi c'era stato detto che questo stabilimento per sopravvivere ha bisogno di diversificare le proprie produzioni, e noi, come è nostro costume da sempre, non ci siamo mai tirati indietro, nonostante il torto che comunque abbiamo subito, perché i nostri clienti, per chi non lo sapesse, sono stati dirottati da altre parti, da altri stabilimenti, per cui il lavoro c'è la crisi, è vero, ce n'è poco di lavoro, ma qui poco per San Giovanni, per questo stabilimento c'è sempre, solo che è stato preso e dirottato da un'altra parte. Nonostante questo, noi non abbiamo di certo fatto rimostranze. Ci volete far fare qualche altra cosa? Non c'è nessun problema. L'unica cosa, ecco, ci siamo limitati a dire, ecco, magari se ci dotate, insomma, quantomeno dei mezzi, degli strumenti necessari per poterli realizzare. Così, giusto per evitare che magari, che ne so, ti forniscano di un martello e di uno scalpello e pretendono che magari ti ostruisca l'acceleratore particelle. Ecco, quello magari no, però quella è l'unica cosa, condizione che abbiamo posto. Ovviamente, cioè, questo lavoro, cioè, va bene la versatilità, come diceva un ex ministro dell'economia, però ecco, a ciascuno il suo, diceva anche Sciascia, per cui noi realizziamo, però non è che ci possiamo improvvisare da operatori e realizzatori anche inesperti di marketing e commercio, per cui non spetta a noi quello. Nonostante questo, noi al momento comprendiamo che comunque la congiuntura è difficile, che comunque la faccenda era lunga, lo sapevamo, e che non ci sono certezze, questo l'abbiamo sempre saputo, ne siamo sempre stati consapevoli fin dal primo momento. Però come noi, insomma, capiamo tutti gli altri, ecco, ci piacerebbe se un po' qualcuno cominciasse un po' a capire anche noi che questi due mesi di questo assordante, a volte anche preoccupante silenzio, cominciano un po', ecco, a preoccuparci. È solo un appello, ripeto, non è niente di più. Per il resto, io avrei voluto parlare di tante altre cose, mi ero preparato anche un intervento alquanto lungo, per cui per questo magari vi è andata bene e non vi logorerò più di tanto. L'unica cosa su cui mi volevo soffermare, ci tengo particolarmente, anche il passo che ha citato il segretario Cartocci, relativo al fatto di questa, diciamo, epocale
riforma del lavoro, no? Del mercato del lavoro, tema attuabile, insomma, molto discussa come riforma. Ecco, non lo so, io sono molto perplesso, veramente molto. Non che si debba un vice me, ci mancherebbe altro, però esprimo un parere. Ci viene spiegato, insomma, da schiere di professori, di luminari, di giuslavoristi, economisti, esperti, politici del lavoro, che questo è l'unico, tutti quanti, insomma, si affannano a spiegarci che solo attraverso dei licenziamenti più facili si possa facilitare gli investimenti stranieri nel nostro paese. Ecco, sinceramente, io veramente, figuratevi, io nella mia infinita ignoranza avevo sempre pensato che i motivi per cui non si verificassero investimenti stranieri nel nostro paese dipendesse, non lo so, ne butto qualcuno così a caso, magari, non so, una corruzione magari dilagante che spesso ammorba questo paese, o non so, quella burocrazia lievemente farraginosa che riesce a scoraggiare anche le volontà più ferree di investire, o magari la carenza di infrastrutture, oppure tanti biblici della giustizia, e ce ne sarebbero anche altre, però ripeto, magari queste sono solo, si potrebbe dire, demagogia, ma non lo so, io è quello che penso, veramente non riesco a volte a spiegarmi certe cose. Spero solo una cosa, ecco, che magari con questa riforma non si decreti, diciamo, l'estinzione di una specie, che sarebbero quella dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, beneficiari dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Sarebbe quantomeno triste dover fare un po', non so se l'avete presente, il WWF, sapete tutti cosa si occupa, no? Che c'ha come simbolo? Il panda. Perché? Non perché è bellino, perché è un animale a rischio estinzione. Magari sarebbe un po' brutto doverlo aggiungere un stemma, che ne so, un bello operaio con questa scritta specie in via d'estinzione sulle bandiere della CGIL. Speriamo che non si debba arrivare a tanto. E un'ultima cosa. Questi ultimi tempi c'è stato uno scontro alquanto aspro, insomma, tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali. Ecco, io penso che la guerra nocia agli affari, per tutti. E da sempre, è sempre stato così. Penso che ci sono, non sono uno che pensa che non ci sia bisogno di imprenditori in questo paese, perché ce n'è bisogno, e come, la storia ce l'ha dimostrato attraverso grandi imprenditori che hanno fatto grandi industrie, ci sono stati che hanno contribuito ad arricchire questo nostro paese. Non so, penso alle elezioni di Olivetti, oppure di quella gigantesca figura di imprenditore è stato l'ex presidente dell'ENI, ingegnere Enrico Mattei, che veramente fu uno dei padri della ricostruzione di questo paese, era disastrato e a pezzi alla fine della seconda guerra mondiale. Nel giro di pochi anni riuscì attraverso il boom economico a fare uno dei paesi più ricchi e industrializzati al mondo. Ecco, quelle parole di cultura d'impresa, questi insegnamenti sono stati lasciati da queste grandi figure. Vorrei capire se ancora albergano in seno a Confindustria, perché ultimamente, non lo so, questo scontro frontale basato unicamente attraverso un'asta, diciamo, a ribasso, su scaricare tutto sui diritti dei lavoratori, credo che sinceramente non porti da nessuna parte. Credo che veramente si debba tutti quanti ricominciare a parlare, e a parlare in modo costruttivo, con idee, con proposte, cioè che il confronto e lo scontro anche, che è sacrosanto, ma sempre in un'ottica costruttiva, che in questo momento vedo molto assente. E vorrei chiudere con un passo di una canzone che a me è rimasta molto, molto impressa. La canzone è stata scritta da Luca Moro, forse il nome non vi dirà niente, ma è nipote del più noto Aldo. Lui era stato molte volte citato in quelle strazianti lettere in cui Aldo Moro scriveva l'addio alla famiglia. E nelle, diciamo, necessità, diciamo, di esternare questo, diciamo, questa tragedia indelebile assegnata alla sua famiglia, Luca Moro ha scritto una canzone veramente trovo molto bella. Il passo in questione dice: per quanto ancora voi dovrete distruggere, ma noi ricostruire. Ecco, penso che quando si parla di distruzione non vuol dire per forza cose belliche, ma magari distruzione in questo caso possa essere di posti di lavoro o a livello nazionale, distruzione dei diritti. Ecco, penso che veramente, nonostante ci sia sempre qualcuno che è pronto a distruggere, ma è altrettanto vero che ci sia gente pronta a preservare la distruzione e pronta a ricostruire. Grazie a tutti.